Buonasera. Buonasera, ciao Paolo. Gerso. Ciao Gerso, siamo in onda, eh? Siamo in onda, siamo sì. In onda, vedi? Sei contento o no? Cos'è? Contentissimo, dopo la grande vittoria della Roma contro la Juventus, come non essere felici? Sei soddisfatto? Sì. Tu avevi puntato per la Roma? Beh. Fai sempre l'incontrario, insomma. Come l'incontrario? E del Milan? E il Milan, Seedorf non fa miracoli, ha detto bene, no? Non ha fatto miracoli. Anche l'Udinese passa sul cadavere di questa squadra. Aveva già battuto l'Inter, l'Udinese, adesso ha battuto anche il Milan. Quindi semifinale. Che ha battuto il turno prima, non ho capito. L'Inter. Ah, l'Inter, ok. L'altra squadra di Milano, sai quell'altra. Ah, quella, sì. È sì, meglio sì, non sì. Parlarne, dopo le figuracce che ha fatto questa settimana. Guarin, Vucinic, questo balletto con la Juventus, Marotta che già pregustava l'affare. No, non c'è società. Però è arrivato Toir. Cioè, è emblematico che una persona che non sa nulla di calcio, o comunque che non lo segue da molto, sia giunto a bloccare, a dover dire cosa fare. Non ho parole, guarda, sono demoralizzato, veramente demoralizzato. Lo so. Perché non si può impostare una trattativa così senza saperlo prima che fai uno scambio alla pari, non sai uno il mio di 27 dispiacere. Con uno di 31. Non sai il mio dispiacere, Paolo, guarda, vederti così è struggente. Lascia perdere, non parliamo di Inter, parliamo dei nostri servizi che questa settimana... Vi ricordiamo che potete donare l'8x1000 a favore di Paolo, un tifoso interista che purtroppo non vive gioie dal lontano triplete del 2000... Non mi ricordo neanche più. Non me lo ricordo. Ma non è quello, non è perché... No, non è il triplete. Ma non c'entra quello, anche che l'Inter non sta vincendo in questo momento, che la Juve è troppo forte. Perché dall'altra parte però, della telecamera, però dobbiamo ricordarlo, c'è anche uno juventino che ha detto addio al tripletino. Voi siete tutti juventini qua dentro, siete tutti juventini. Ancora, con queste sì, calunnie. Anche tu. Qua arriva la querela, ancora una volta. E Diamanti che va in Cina, non ne vogliamo parlare? Oh, raggiunge Lippi al Guangzhou. Ma cosa lo pagano in diamanti? E rimane. Chiedo, no? Che cosa, come lo pagano? 9 milioni mi pare che gli dia. 9 milioni. 9 Ma di milioni. Diamanti o di che cosa? Pubblicità. È peccato, no? Perché Paolo purtroppo avrebbe voluto che Diamanti fosse il rinforzo certo, per l'Inter. Certo, forse era il giocatore ideale, no? Qualità ideale, centrocampo. Centrocampo, certo. E invece? Niente. Ci teniamo. Kuzmanovic e Cambiasso? Abbiamo perso anche con Genoa, guarda. Allora, ti faccio... Genoa ha fatto un partitone, ti faccio hai visto un quiz. Il nostro Sanremo? Sì, Sturaro, grande prestazione, forte. Grande prestazione. Nel fango di Marassi. Adesso allora, tengo un po' per il Genoa anch'io. Facciamo una domanda a te e ai nostri amici a casa, no? Senza sapere a che squadra appartengono, se io vi dico Jonathan, Cambiasso, Kuzmanovic e Nagatomo, sembra più il centrocampo dell'Inter o del Parma, del Chievo? Eh sì. Hai ragione. E cosa fa la società? Vende il giocatore centrocampo con più margine o comunque con più potenziali. Dico, non c'è società, inutile che siamo lì a parlare delle ore, non c'è società. Non c'è più società, non c'è una persona che poi capisca. Non qualcosa. Capisco questa tua sciarpa nero-azzurra al collo ancora. Ma io cosa vuoi? Rimango la sempre Carlin, interista. La Carlin Boys. Io rimango sempre interista. Carlin Boys che ha vinto 2-0 con Prano. Anche se dovessimo arrivare ultimi in classifica, non mi interessa. Bene. Sono felice, però un grande atto d'amore. Sono così, io tengo per l'Inter. Che romantico. Da bambino. Bene. Amo questi colori. Andiamo avanti, che tanto all'Inter non interessa a nessuno dei nostri amici a casa che ci ascoltano. Allora, possiamo parlare invece di calcio a 5, sì, che questo interessa, e di calcio non vedenti, sì, e poi la pallavolo e l'impiantistica, che è sempre un capitolo caldo per quanto riguarda la nostra realtà locale, e noi ci andremo a occupare con le persone preposte a seguirla a livello politico, quindi non anticipiamo nulla, però insomma andremo a sentirlo più tardi. Quindi partiamo subito col primo servizio. Primo servizio. Nel campionato di Serie B la Blu e Orange si dimostra nettamente superiore al Pisa, ma paga ancora una volta un crollo fisico e mentale nell'ultimo quarto. Finisce 5-2, il vulcanico mister Franco Basta si presenta ai microfoni con un messaggio e dei destinatari molto chiari. Ascoltiamolo insieme. Mister, mai come oggi forse la Blue Orange si è dimostrata superiore all'avversaria, ha pagato un ultimo quarto di partita in cui la benzina forse era finita. No, la benzina era sicuramente finita per colpa nostra. E difatti questo è rammarico. Comunque noi abbiamo giocato col portiere fuori non per scelta tattica, perché l'abbiamo provato, ma per risparmiare i giocatori, perché giocando in questo modo abbiamo
siamo stati, abbiamo fatto passare i minuti, soprattutto nel primo tempo, che comunque nel primo tempo avevamo un po' di benzina, siamo riusciti a giocare, e con tutti i primi tempi, saremmo a 9 punti e invece siamo a 0. Perché non abbiamo benzina? Perché durante le vacanze di Natale avevo due ragazzi della prima squadra di media allenamento su quattro, ne abbiamo fatto programmati dal mese prima, quindi tutti sapevano quando sarebbero stati i giorni, proprio per evitare problemi con vacanze, non vacanze, sci, eccetera. Però solo due della prima squadra li avevo, gli altri erano under, non riuscivi neanche fino a fare la partitella e non potevi provare assolutamente niente. Questa settimana alcuni dei giocatori che erano in campo non li ho visti né tutta la settimana, quindi tre allenamenti non siamo riusciti a farli. Alla fine è normale, e poi chiaramente ti chiedono anche, sono convocato, non essendo mio allenato, tu devi dirgli sì perché vai a giocare in 10, perché uno si è fatto, ha preso il secondo giallo stupidamente, ma comunque cosa vecchia, e altri sono infortunati e lo sappiamo, e il capitano ha stretto i denti perché aveva male, lui non si è allenato tutta la settimana, di solito si allena sempre, ed è stato l'unico presente durante le vacanze a farne tre, quindi Luca Bianco è stato fermo i tre allenamenti perché aveva male, e oggi è venuto a provare ed è rimasto in campo, lottando fino alla fine a 1.49, quando mai la situazione era inutile tenere in campo, l'ho cambiato perché comunque aveva un forte male al ginocchio. È chiaro che in queste condizioni è facile da fuori poter fare qualunque tipo di commento, il portiere fuori no, il portiere fuori sì. Il portiere fuori era l'unica risorsa che avevamo per risparmiare i giocatori che non avevano benzina. Avevo i due under che potevo far giocare, avevo Pietro Stassico male all'alluce che non sapevamo quanto avrebbe durato fuori. Quindi erano tante situazioni che io che sono negli spogliatoi li so, altri da fuori chiaramente non li sanno, ma non è questo il problema, è giusto che ognuno da fuori dica quello che vuole. E questo purtroppo è il brutto dell'Italia, siamo 57 milioni di italiani, tutti diciamo quello che pensiamo di vedere, quando uno può parlare se sa le cose, se non sa le cose secondo me è giusto che stia zitto e poi chiede ma perché, allora la domanda io posso rispondere, abbiamo giocato col portiere fuori perché non avevamo benzina nel motore, quindi abbiamo cercato di annacquare la poca benzina con un po' d'acqua per arrivare il più possibile a finire. Se avete visto gli ultimi minuti, poi giustamente come mi faceva notare Jimbo, è chiaro che il morale ti aiuta, ma siamo mangiati almeno 3-4 gol da spingere in porta perché non eravamo lucidi, perché non sei lucido, perché dopo un po' che giochi e non sei allenato. E anche se il ritmo non era altissimo, comunque questi quando partivano per far gol, ma è giusto che sia così, cioè non puoi fare la B senza allenarti, e questo è il risultato degli zero punti purtroppo, perché io insisto a fare tre allenamenti, più o meno tutti d'accordo, però per la realtà dei fatti non li ho, questo è la mia disamina della partita. E quindi non posso aggiungere altro, poi la sfortuna, la traversa, il palo, eccetera, ne hanno preso anche uno loro. L'errore fatto, il pallonetto, la palla non è entrata, salvata da Nia. Ci sta, anche noi abbiamo salvato una palla nel secondo tempo. Però poi tutto il resto è legato proprio al poco allenamento o al niente allenamento, perché se uno durante le vacanze non ha fatto neanche un allenamento e nell'ultima settimana non ha fatto neanche un allenamento, qualcosa che non va, cioè, ok? Anche se sei giovane, che hai 25 anni. Però gli altri si allenano. Castellamonte, che ha vinto 8-0 col Pistoia, lo ripeto, ho parlato con il loro presidente, con Biagio, che adesso ha preso in mano la squadra, hanno fatto 15 allenamenti, doppia seduta e ce l'aveva tutti. Hanno vinto 8-0 col Pistoia. Pistoia forse era rimaneggiato, quello che vuoi, però tanto hanno vinto. Perché corrono il doppio, perché se ti alleni corri, se non ti alleni non fai nemmeno più quello. E quindi i risultati sono purtroppo il 5-2 finale. È un peccato, secondo me forse la differenza di 5-2 non ci sta, però il risultato è 5-2 e non ci sono santi. Difficile con queste preamboli guardare al futuro, però bisogna guardare alla giornata adesso forse, perché insomma più di tanto non si può fare, bisogna vivere sull'entusiasmo, quel poco che è rimasto magari da parte dei giovani. Sì, io fossi un giocatore, però un minimo punto nell'orgoglio mi sentirei, il problema è devi avercelo l'orgoglio per poter essere punta, perché se non ce l'hai è come il cervello, se non ce l'hai è inutile che dici non lo sai il cervello, non ce l'ha, è la stessa cosa l'orgoglio, sono tutte cose che se devi avere. E qui non so quanti ce l'abbiano, perché io non direi ce l'alleniamo tre volte alla settimana, io farei quattro allenamenti, andrei a correre quando gli altri non si allenano. Questa è una questione mia di carattere, cioè mi piace giocare per vincere, soprattutto in queste categorie. Se gioco con i bambini è diverso, ma qui si gioca per vincere, per giocare per vincere, per dimostrare di essere più bravo, devo allenarmi e fare quello che più degli altri. Se gli altri allenamenti ne faccio quattro per dimostrare che posso andare avanti e vado a correre da solo. Qui c'è gente che potrebbe giocare e non lo vedi, non viene allenamento, ha male alla gamba, male al ginocchio, male alla tibia, male da tutte le parti e non ci sono e non va bene. C'è la possibilità, io faccio 5 allenamenti alla settimana, vado a correre 2, faccio 3 allenenti, tanto un'ora per andare a correre possono trovare tutti in qualunque momento.
ma devi averne voglia, devi avere la motivazione e l'esigenza di farlo, non fare la B per dire ho fatto la B e tra 10 anni racconterò a mio figlio di aver fatto la B, questo lascia il tempo che trovo. Un'intervista molto forte, molto ben indirizzata. Franco Basta purtroppo ci mette amore in questo sport, in questa missione da allenare questi ragazzi e purtroppo non viene ripagato. Ma l'amore non è bello se non è litigarello. Ecco, dalla regia devono interrompere il tuo panegirico, ma io vorrei anche dire una cosa, vorrei ricordare una cosa, perché l'abbiamo detta inizio stagione e poi non l'abbiamo ribadita. La Blue Orange Calcio a 5 è la massima realtà calcistica del nostro opponente quest'anno, Serie B nazionale. Della Liguria mi sembra che sia. A livello di calcio a 5 sì, ma a livello 5. Proprio anche di calcio in generale, nel calcio. Nostro opponente è la squadra che più si avvicina al professionismo. E dunque effettivamente ci si aspetterebbe dagli atleti, dalle persone coinvolte, un po' più di impegno, un po' più di, insomma, di attaccamento commisurato all'importanza del campionato. Certo. Comunque non avevano iniziato male, io ho sentito nella telecronaca di Claudio Restelli e di con l'appoggio tuo, sì. E mi è piaciuta come partita all'inizio, subito, sì. Poi a un certo punto hanno calato le braghe. Eh beh, l'abbiamo visto, portiere di movimento per tutto il primo tempo, portiere di movimento per tutto il secondo, che poteva sembrare una mossa offensiva, una mossa per cercare il gol, invece Franco ci ha spiegato che era una mossa per preservare le energie, comunque una mossa che fino a metà secondo tempo aveva dato risultati, 2-2, i gol di Stassi e di Enrico Serva. E poi subito dopo il 2-2, 4 secondi, arriva il 3-2 della squadra toscana, esatto, e quindi poi è finita la partita in quel momento, proprio a livello psicologico. Peccato, vabbè. Andiamo avanti. Adesso insomma, questa settimana riposano. Questa settimana turno di riposo e poi si riprende, vedremo se arriveranno questi primi punti, perché poi la salvezza è distante solo 6 punti. Il Firenze è a 6 punti. E quindi... speriamo bene. Basta poco, io sono ottimista, l'ho detto in telecronaca e lo ribadisco qua. E adesso parliamo di? Impiantistica. Si è tenuto... Bel servizio, bravo. Si è tenuto nello scorso weekend al Tabarén di Sanremo un interessante incontro promosso da SEL su sport e giovani. Presenti fra gli altri l'assessore regionale allo sport Matteo Rossi, l'ex presidente del CONI provinciale Ivo Bensa e lo psicologo Fulvio Rombo. Andiamo a sentirli proprio in quest'ordine e in merito soprattutto al tema dell'impiantistica a livello locale. Rispetto ad altri comuni non si può dire che Sanremo non sia un comune ricco, evidentemente negli anni c'è stata poca attenzione, poca sensibilità negli investimenti nell'impiantistica sportiva. Oggi la politica deve far sì che le società che gestiscono gli impianti vengano aiutate e sostenute, quindi non si può pensare che una società possa pagare un affitto per la gestione di un impianto pubblico, non si può pensare che non vengano ammodernati. Noi abbiamo fatto un bando sull'efficientamento energetico per cercare di venire incontro all'abbattimento dei costi delle società. Come Regione Liguria stiamo lavorando per finanziare tutte le domande che ci sono arrivate per le palestre scolastiche per il loro ammodernamento. Probabilmente 10 palestre scolastiche della provincia di Imperia verranno finanziate, quindi un segnale di molta attenzione di quanto lo sport deve andare a braccetto con la scuola. Purtroppo, ed è un arretramento culturale che vive sempre il nostro paese, sport e scuola sono sempre state messe in competizione, invece sport e scuola fanno parte della stessa squadra. Presidente, lei che è stato al CONI, al capo del CONI per così tanti anni, qual è il suo sguardo su questa Sanremo con degli impianti come quello, lo stadio comunale che sta cadendo a pezzi, la palestra di Villa Cittera allagata, la pista atletica che ha dei difetti strutturali pesanti, qual è il suo parere rispetto a queste questioni? Nel momento in cui io ho dato l'addio a tutti gli amici sportivi, dopo 39 anni al servizio dello sport e del CONI, ho detto che l'unico rimpianto che provavo in quel momento era quello di non essere mai riuscito in tanti anni a sensibilizzare gli amministratori locali a prendere coscienza di quelli che sono i problemi dei giovani, ovvero di affrontare quelle che sono le problematiche dello sport. Abbiamo degli impianti sportivi disastrosi, abbiamo un nuovo campo di atletica messo lì, finito, ultimato, messo lì, da 4 anni,
però questo impianto al momento non può essere praticato perché chi lo pratica deve contribuire alle spese. Io dico che queste società sportive, nessuna società sportiva del nostro territorio ha scopi di lucro, per cui gli amministratori dovrebbero sentirsi in dovere di dire grazie a questi dirigenti, a questi benemeriti dello sport, che riescono ancora a portare sui campi di gara, nonostante le molteplici difficoltà che oggi si incontrano, tanti ragazzi. È un servizio sociale che loro svolgono e come tale anche l'amministrazione pubblica, ovvero il Comune, si deve far carico di tutto ciò. Una delle piaghe odierne dello sport probabilmente non è sul terreno di gioco ma sugli spalti, i genitori che forse pretendono troppo e riversano sui figli le loro frustrazioni o le loro ambizioni che non sono riusciti a realizzare da giovani. Sì, è esattamente questo il problema, siamo di fronte a una generazione di adulti fragili e spesso di genitori fragili che non prendendo coscienza della loro fragilità cercano di proiettare sui figli un po' le loro frustrazioni e quindi chiedono a volte esplicitamente, talora implicitamente troppo e quindi i figli vivono un pochino l'ansia del risultato come ansia di deludere il genitore e di deludere se stessi. Quindi insomma bisognerebbe che i genitori cominciassero a pensare un po' come è stato detto in questo convegno, che non solo i figli devono essere educati ma c'è bisogno di una rieducazione anche di genitori. Quindi quale deve essere il ruolo del genitore nei confronti del figlio che fa sport? Il ruolo del genitore nei confronti del figlio è quello di un ruolo facilitante, e facilitante significa ridurre al minimo la pressione psicologica e quindi insegnare al figlio che lo sport è movimento, è divertimento, è piacere, è anche impegno e responsabilità, è anche risultato, ma il risultato sportivo non coincide con il risultato del valore come persona. Spesso i ragazzi, un po' come accade a scuola, associano il risultato in una prova con il valore di se stessi. Bisogna trasmettere ai figli il valore esistenziale della persona che è a prescindere dai risultati che hanno. Così saranno più liberi di concepire lo sport come gioco e non come una performance in cui bisogna avere successo a tutti i costi. Rieccoci in studio, Paolo. Ho sentito l'assessore cosa ha detto. Sei sì. Soddisfatto tu? Sarò soddisfatto quando vedrò un'impiantistica degna di questo nome a Sanremo. Vabbè, tu sei giovane, avrai giovane, insomma, adesso il tempo comincia a scorrere. Avrai tempo a vederla. Io purtroppo ormai ho un'età che non so se la vedrò. Speriamo di vederla entrambi al più presto, perché abbiamo parlato di Villa Citera e l'abbiamo vista, il servizio che ha fatto tanto scalpore sull'allagamento e sui difetti strutturali. La pista d'atletica, un altro potenziale gioiello che però non viene espresso così, un potenziale che rimane custodito dalla S-Foce, e meno male che c'è la S-Foce a rendere viva questa struttura, che altrimenti sarebbe struttura fantasma, struttura abbandonata. E poi lo stadio comunale, l'abbiamo visto durante il derby, cade a pezzi di purtroppo gradinata si frammentano per le piogge, muffa in ogni dove, anche nella postazione cronaca l'abbiamo rilevata. Paolo, io non so cosa dire, speriamo che... Ci sarebbe tanto da dire, però è inutile parlare. Lo spazio è poco. E poi, proprio in questi giorni, la nostra bella pista ciclabile. Ah, sì, sì. Che sì. L'hanno chiusa perché ci è sono franata. Infiltrazioni in galleria. Sì, ed è franata nella zona La Vesca. Quindi, capisci? Aspettiamo sempre il palazzetto dello sport, che dicono che lo faranno, adesso vedrai. Che siccome andremo alle elezioni in aprile, a maggio, io non so quando le faranno qua le amministrative, vedrai che tutti prometteranno chi fa qui il campo sportivo, chi fa la pista, chi fa qui, vedrai. Poi staremo di nuovo vivremo 4 anni di nuovo allo sbaraglio. Vabbè, dai. Va bene. Niente, non deprimiamoci più di quanto siamo già, soprattutto Paolo che ti parliamo fa Inter. Parliamo di calcio non vedente. Ecco, esatto. Che proprio in questi giorni sono andati a Torino per una campagna di sensibilizzazione, hanno anche organizzato hanno girato anche un documentario che poi lo vedremo adesso nelle immagini, ma passiamo un attimo a sentire cosa hanno detto. È una scelta ben precisa che quest'anno l'associazione ha voluto fare, proprio quella di dedicarsi a pieno
e senza indugio ad attività di promozione e di reclutamento di ragazzi non vedenti. Ricordiamoci che siamo un riferimento per il Nord Italia e non vogliamo essere soltanto una bandiera, vogliamo far parte di un insieme di attività che portano e avvicinano il più possibile ragazzi non vedenti, e parliamo di ciechi assoluti, al gioco del calcio. Poi ci sia a Torino, che ci sia a Milano, ben vengano. A Milano andremo prossimamente. Quindi è questa l'attività che oggi stiamo cercando di portare avanti. Questa è una promozione che volete fare nell'Alta Italia? Sì, è una promozione che vogliamo fare nell'Alta Italia, e ci tengo a precisare, non per un interesse diretto, ma perché vogliamo far parte di un sistema. E quindi questo sistema oggi come oggi ci porta a vedere che il Sud Italia è più strutturato in termini numerici, perché abbiamo Roma, Bari, Lecce, Siracusa, e sono fondamentalmente stabili, mentre invece da Roma in su abbiamo Empoli che entra, esce, Marche che entra, esce, e quindi noi diciamo proprio come scelta abbiamo verificato che se ci dedicassimo a far nascere, a far crescere delle attività, delle società ci sono, no? Ma non ci sono le squadre, quindi delle squadre che possano fare Bologna, Milano, Venezia, Torino e così via, può darsi che effettivamente questo movimento cresca, perché non ci credo che in termini numerici Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto abbia dei problemi numerici rispetto a Puglia, Campania o Sicilia. Quindi è un qualche cosa che forse non è mai stato così incentivato. Lavorarci sopra. Noi vorremmo avere il piacere fra 2 anni andare a fare l'amichevole con Milano, con Bologna e con Torino, invece di riuscire ad agganciare ogni tanto Empoli, che è la più vicina, oppure aspettare che arrivi il Lecce, il Bari o la Roma. Un anno fa la squadra mi ha chiamata e 2 giorni prima della partenza mi ha detto: vuoi venire con noi a fare la trasferta in Sicilia? E io 2 giorni dopo ero su un pulmino e mi sono fatta 15 ore di viaggio e ho girato questo documentario. I colori del suono, viaggio oltre la barriera, proprio ad indicare il viaggio che ho fatto io con la squadra, ed è un documentario che vuole raccontare il calcio non vedenti attraverso questa trasferta e attraverso quella che poi è la storia della Liguria Calcio Non Vedenti, perché i protagonisti del documentario sono state figure storiche proprio della Liguria Calcio Non Vedenti, giocatori e dirigenti, portieri e quant'altro. Quanto dura questo documentario? Il documentario dura 45 minuti e appunto è il racconto di questa trasferta che noi vorremmo utilizzare a fini promozionali, quindi organizzare delle proiezioni in regioni e in città come Sanremo, che conoscono il calcio non vedenti, ma anche in regioni, appunto, come diceva Giancarlo, in cui il calcio non vedenti si deve ancora sviluppare e ha bisogno di qualcosa di visivo e tangibile proprio per capire di che cosa si tratta. Hai sentito di Malta, sentito bellissimo la Simona. Il documentario di Simona, che merita di essere visto nella sua interezza. Certo, dura 40 minuti, poi quando sarà pronto vedremo un po' come si può fare, sì. Vedere. Chi fosse interessato a iscriversi a questa squadra può mandare un'email all'info@liguriacalcio.it. Ve lo ripeto, info@liguriacalcio.it. E sarebbe bello che si tornasse al campionato nazionale come l'anno scorso, un campionato che, lo ricordiamo, il Liguria non ha voluto, insomma, continuare questa esperienza,
perché le trasferte erano troppo onerose. Si andava a Siracusa, a Napoli, sì, a Bari, a Lecce, realtà del nord Italia non ve ne erano, e questi viaggi a Torino, a Milano, a Cremona servono proprio per cercare di creare dei nuovi poli, certo, in modo certo a creare veramente un campionato nazionale che possa dare visibilità a questa disciplina. Lo ricordiamo, quest'estate abbiamo seguito anche l'europeo a Loano. A Loano, sì. Poi ultimamente l'amichevole che ha fatto contro la squadra giapponese, la nazionale giapponese, esatto. E quindi noi cerchiamo di, nel nostro di piccolo, seguirlo e di dare una risonanza a queste iniziative, perché, come dice Giancarlo di Malta, insomma, non è pensabile che, insomma, quei bacini di utenza che ci sono al nord non si riescano a creare delle squadre che possano partecipare a un campionato. Perfetto, passiamo quindi al prossimo servizio. Pallavolo, dopo una settimana di pausa forzata, torna The King of Punto Volley. Chi è? Di chi stiamo parlando? Cesare Fagnani. Che ci offrirà la consueta, ampia panoramica di tutto ciò che è successo sotto rete in provincia. Campionati regionali, serie D femminile, dodicesima giornata. Il Tup Volley Team Sanremo, che nelle immagini vedete in maglia giallo-nera, esce sconfitto dalla Palestra Cittera per 3-1 ad opera della Lassio, secondo in classifica con 23 punti. Classifica che vede al comando la Nuova Lega Pallavolo Sanremo con 25, dopo la vittoria al tie-break sull'Andorra. Anche in C femminile siamo alla dodicesima giornata. Le grafiche Amadeo Sanremo vincono per 3-0 sul campo del Tiguglio, portandosi in quarta posizione a 4 punti dalla vetta della classifica. Salis Ventimiglia supera al tie-break il Volare Arenzano e mantiene il sesto posto. Ina Ass Italia Taggia strappa un punto alla capolista Carcare e rimane in terz'ultima posizione. Per la C maschile siamo all'ottava giornata. Le grafiche Amadeo Sanremo, grazie alla vittoria per 3-0 sull'Olimpia Voltri, si mantengono 2 punti dalla coppia di testa Albisole Lavagna. Di maschile, nona giornata, Tattoo Planet Sanremo supera per 3-0 Avis Ceparana e raggiunge il sesto posto. Cari Parma è al settimo con una partita da recuperare. Ed ora passiamo alle classifiche dei campionati giovanili, iniziando da quelli femminili. Under 18, a 3 giornate dal termine, Inas Italia Taggia 27, NLP Rossa 23. Under 16, prima di ritorno, NLP Funivia 22, Golfo di Diana 19 con una partita in meno. Under 14, a 2 giornate dal termine della regular season, Girone A, Marina Azzurra 15, Salis Ventimiglia 14. Girone B, Golfo di Diana 23, Mazzucchelli Azzurra 18. Campionati maschili, Under 17, dopo 6 giornate, Albisola al comando con 15, Golfo di Diana è terzo con 10, Cari Parma è a 9, Sanremo Volley a 3, Armataggia fermo a 0 punti. Hanno preso il via l'Under 14 e l'Under 15. Per l'Under 15 abbiamo un risultato: vittoria per il Sanremo Volley 3-0 su Fincom Sanremo. Per l'Under 14, primi 3 punti per Sanremo Volley 3-0 su Diano e Armataggia 3-0 su Cari Parma. Prima di concludere, vi ricordo due importanti appuntamenti di mini volley. Domenica, seconda festa del circuito provinciale FIPAV CSI al Palaroia di Ventimiglia. Al mattino i più piccoli del primo e secondo livello, al pomeriggio l'Under 12. Invece lunedì 27 e martedì 28, due giornate dedicate al trofeo Ravano, riservato alle classi terza, quarta e quinta elementare. La Scuola Federale di Pallavolo Mazzucchelli organizzerà sia la fase di Sanremo, lunedì Palestra Ormon ore 8:30, sia la fase di Bordighera, Valle Crosia e Ventimiglia, palazzetto dello sport di Bordighera, sempre a partire dalle 8:30. Paolo, siamo tornati. Siamo di noi in onda. Stavi preparando già i pronostici. Ti ho beccato. Sì, preparavo i pronostici perché... Ma hai sentito cosa ha detto Fagnani, no? La prossima settimana cosa ci aspetta? E ci aspetta il trofeo Ravano. Bravo. Allora hai ascoltato, nonostante... Sì, no.
Bene, bene. Stavo studiando qua. Vabbè, dai. Allora, dai, andiamo con questi pronostici. Sì. Tra l'altro, oggi non solo i nostri pronostici, ma anche quelli della regia. Certo. Ci teneva tanto, e allora partiamo subito con Lazio-Juve. X. Lazio-Juve, direi 1. 2. Oh, tu ci dai sempre contro. La regia conferma di essere juventina. 2. Perché non c'è il 3. Però va bene, già 2 ci accontentiamo. Poi Inter Catania. Dopo quella di Diamanti possiamo ascoltarle tutte. Allora, dicevi? Inter Catania. Inter Catania. Beh, allora, nel Catania è tornato Marano in panchina con questo 0-3 contro la Fiorentina. Ma secondo me con l'Inter è la partita giusta per il riscatto. Catania. Quindi due. Io l'ho già scritto. Ha già espugnato. Avevo già scritto. Ma la regia? X. Anch'io X, ho detto già, l'ho già scritto. E poi c'è Cagliari-Milan. Cagliari-Milan. Io dico X. Tu dici X. Do 3 X. Io dico X. 1. Cagliari. Ben augurante per regia noi, Cagliari. Mister. Sono bei pronostici. Se prendo i 3 X, senz'altro prendo 2 soldini. Sì. Subito. Se prendiamo quelle in mezzo, ancora di più. Eh beh, grazie. Perché sono con i miei 2 del Catania questi. E 1 della Lazio. Sono i miei pronostici che hanno fatto arricchire generazioni e generazioni di Sanremese. No, finora ci hai fatto sempre perdere con i tuoi pronostici. Non è vero. Specialmente la Juve. Non l'hai mai presa la Juve? Non l'hai mai presa? Come no? È martedì, non l'ho presa con la Roma. Sì, vabbè. Lasciamo perdere. Come lasciamo perdere? Cioè, vediamo le prove. La prossima settimana, regia. Vediamo un po' chi ha indovinato. Abbiamo le prove. Guardale. Sì, sì. Vediamo chi ha indovinato di più. Vedremo. Allora, noi intanto ricordiamo che sì. Potete seguirci anche sulla nostra pagina di Facebook. Sì. Si chiama SportTV, quindi non potete sbagliarvi. Cliccate mi piace, rimanete aggiornati costantemente col mondo dello sport sanremese e ponentino in genere, perché lo ricordiamo, non seguiamo solo lo sport di Sanremo, ma no. Anche fino alla provincia di Savona ci spingiamo, certo. Con le partite di pallavolo, di basket, insomma, cerchiamo di essere più ad ampio raggio possibile. No? Abbiamo seguito anche la Toscana questa settimana con sì. Blu Orange e Pisa, no? Eh sì, e salutiamo quindi. Anche gli amici toscani all'ascolto, certo. Che soprattutto da Massa e da Carrara ci scrivono numerosi. La regia forse voleva dire qualcosa. Perché su internet ci possono vedere fin dalla Toscana, mi hanno detto. ironizza. Cioè, noi stiamo parlando di televisione digitale terrestre, lui cosa gli dice? Anche in Cina, allora Diamanti che è andato in Cina. Diamanti, ci in Cina c'è non so se ci hanno censurato o meno. Ci hanno censurato. Vabbè, vedendo Paolo con questa sciarpa, effettivamente non so se il regime. Forza Inter, io ho fiducia nell'Inter. Io credo che il regime non possa tollerare una cosa. Vabbè, abbiamo finito così anche per questa settimana. Così di cattivo gusto. Chiudiamo lì, chiudiamo. Veramente. Finiamola lì. Lascia per, che mal di testa. Che lascia per. Andiamo avanti. Grazie a tutti. E ci rivediamo il prossimo venerdì sempre da SportTV. Forse. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Buon weekend. Bevete responsabilità.